Ok ragazzi, devo calcolare i macros o le calorie, nel senso andando a impostare un programma di allenamento. Ah no, d'allenamento no. Nel senso andando a impostare un programma alimentare, dov'è che devo partire? Perché già chi dice che bisogna partire dalle calorie, sono le calorie che contano, e poi come andiamo a distribuirle tra i vari macronutrienti, sono soltanto finezze, c'è d'altro canto chi dice no, i macronutrienti sono il punto nevralgico di tutto perché gli effetti ormonali sono totalmente differenti. Allora io devo partire e ragionare esclusivamente in macronutrienti e poi le calorie sono soltanto finezze. Ok? Chi ha ragione, chi ha torto, ormai conoscendoci sapete che hanno ragione e hanno torto entrambi. Nel senso che se da una parte è vero che i macronutrienti, porca della miseria, hanno effetti devastanti e importantissimi sul nostro sistema, quindi logicamente contano e sono determinanti, d'altro canto non possiamo prescindere da quello che è un apporto calorico. Nel senso, chiamiamole calorie metaboliche, ma comunque siano macchine termodinamiche, quindi inevitabilmente il bilancio calorico è qualcosa che conta e che impatta profondamente su di noi. Quindi come dovremmo comportarci? O meglio, noi vi diciamo quello che facciamo personalmente noi in diete. Generale. Allora, le calorie sono il punto di partenza, nel senso che prima di tutto noi dobbiamo andare a ragionare in termini calorici. Dobbiamo capire dove vogliamo stare da un punto di vista calorico, sia per quanto riguarda l'input energetico, sia quanto andiamo, sia per quanto riguarda l'output energetico, sia quanto consumiamo. Quindi se vogliamo stare in deficit, in un lieve surplus, in un surplus spinto, via discorrendo. Quindi il punto di partenza sono le calorie. Poi in base a come ci vogliamo comportare da un punto di vista di allenamento, com'è il lifestyle della persona, quindi se è più attivo, meno attivo, via discorrendo, quello che è abituato a fare, il suo background, quindi l'anamnesi del soggetto, andiamo a impostare i macronutrienti. Quindi scegliamo di tendere un po' più sui carboidrati piuttosto che sui grassi, proteine più o meno alte, perché poi sono un fattore che può portare anche problematiche da un punto di vista digestivo, gastrointestinale, quindi soggetti sensibili possono essere più sensibili, via discorrendo, e quindi in base a questo impostiamo i macros. Però a questo punto, arrivati qua, tutte le successive modifiche che andiamo a fare interverranno esclusivamente ragionando in termini di macro. Perché questo? Per due ragioni diverse. Ossia, la prima ragione è che tutte le modifiche che vengono fatte per creare un determinato effetto. Ossia, si tiene in considerazione quella che è la flessibilità metabolica, lo shift da diversi substrati, si tiene in considerazione la progressione della performance sull'allenamento. Quindi ovviamente noi non vogliamo tanto intervenire da un punto di vista calorico quanto piuttosto andare a intervenire su carboidrati, grassi o proteine. Quindi ragionare in termini di macros per cercare di ottimizzare l'alimentazione in funzione dell'allenamento è sicuramente la strategia ideale. Ma d'altro canto, soprattutto, questa è una cosa su cui le persone non ragionano, che se io vado a ragionare in termini di macronutrienti, automaticamente sto ragionando in termini calorici, perché noi sappiamo che un grammo di carboidrati equivale a 4 calorie, così come anche le proteine, mentre un grammo di grassi equivale a 9 kcal. Quindi conseguentemente a un certo punto ci si abitua a queste equivalenze e si sa esattamente l'impatto non solo da un punto di vista di performance, eccetera, ma anche da un punto di vista calorico che ha un determinato aumento dei macronutrienti. Quindi io so che nel momento in cui aumento di 10, 15 o 25 grammi di carboidrati, che cosa posso aspettarmi della persona. Quindi questo è generalmente il nostro punto di vista, un po' un stare nel mezzo, quindi cercare di ottenere il meglio da entrambi i tipi di ragionamento. Quello che più che altro tenevamo a sapere in questa sede è come voi vi comportate, ossia come andate a muovervi durante un piano d'allenamento, quando riscontrate uno stallo, quando dovete fare modifiche, quando iniziate e impostate una programmazione, se ragionate più in termini calorici, se credete che le calorie siano la base di tutto, se ragionate sui macronutrienti, come vi siete trovati i feed che avete avuto. Perché poi, come al solito, quello che ricerchiamo sempre è un confronto. Noi vi diciamo la nostra, come pensiamo, come ragioniamo, come operiamo, e aspettiamo che voi arriviate a confrontarvi, a condividere, che poi questa condivisione molto filantropica è la base di tutto quanto per l'instaurazione di un clima positivo in cui si cresce insieme. Ovviamente per crescere intendo da un punto di vista muscolare, no?